Eccoci, eccoci, buongiorno, buon mercoledì a tutti gli amici rossoneri, a tutti quelli che seguono il canale, che hanno il Milan nel cuore, che magari seguiranno anche in futuro il canale e che si possono iscrivere qui in questa zona attivando la campanella. Mi raccomando, iscrivetevi numerosissimi, siamo 61.000 quasi. Lasciate il like, qui sotto non vi costa nulla. Vediamo quanti cuori rossoneri ricambiano e chiedono e mettono il like a un fratello rossonero che chiede semplicemente un like, non vi costa nulla. Oggi doppia seduta di allenamento a Milanello, dunque si lavora e mi segnalano appunto uno spirito molto buono e ovviamente attendiamo che venga consolidato il gruppo. Stasera, pomeriggio, stasera dovrebbe essere oggi comunque l'incontro con Atangana, Frank che si è ovviamente impegnato oggi con la sua nazionale. Se non perde con la Germania, passa il turno, supera i gironi e va avanti. Se invece perde con la Germania, finisce oggi la sua avventura. E tra un paio di giorni è a Milano, a Milanello. Oggi comunque ci sarà l'incontro, dovrebbe esserci almeno oggi l'incontro con il suo manager, e speriamo possa arrivare la fumata bianca. Quindi rimanete sintonizzati qui su Milanello per quella che speriamo possa essere l'ultima ora, calciomercato che tutti aspettiamo ormai da qualche mese. Verrebbe da dire sì, perché ormai sono passate tante tante settimane. Andiamo su questo intrigo, intreccio Mina-Juventus, che riguarda diverse piste. Intanto su Caio Jorge vi abbiamo raccontato ieri sera per quanto riguarda appunto gli sviluppi su questo giocatore che il Milan aveva quasi in pugno, poi si è inserita, come sapete, la Juventus, 19enne del Santos. Juve che ha fatto anche un sondaggio con il Chelsea e con l'entourage di Bakayoko. Quasi ci sia un tentativo appunto di andare su le stesse piste del Milano o comunque di creare un po' di fastidio, anche se su Caio Jorge loro non volevano fare una manovra di disturbo e basta. Però attenzione perché risulta che ci possano essere delle operazioni sull'asse Milano-Torino. Partiamo dal discorso Romagnoli, del quale abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Di rinnovo non se ne parla, nel senso che non se ne parla più. Dopo che il suo manager aveva chiesto 6 milioni, Mina aveva detto: noi possiamo dare 3,5, di più no, e quindi non se ne fa nulla e non se ne parla nemmeno più. Quindi o va a scadenza tra un anno o si cede adesso o si prova a fare uno scambio. Che arrivi qualche club a offrire tot soldi, secondo me il Milan accetterebbe un 18 milioni per Romagnoli un anno dalla scadenza, pur di non perderlo a zero, magari anche 15 a fine mercato, 15-18 milioni, 25 mi sembrano sinceramente troppi, visto che tutti sanno che lui non, probabilmente non rinnova e appunto tra un anno va a scadenza, da quello che abbiamo capito e percepito. Quindi non credo che qualcuno possa arrivare con i soldi, considerando che è un ingaggio non basso. Ma che ci possano essere altre proposte di scambio, sì. Vi avevo raccontato, poi visto che anche altri l'hanno ripresa, di una proposta arrivata da Raiola qualche settimana fa, di uno scambio con Romagnoli in bianconero e Bernardeschi al Milan. Lui avrebbe fatto bingo, nel senso che è procuratore dell'uno e procuratore anche dell'altro. Il Milan aveva detto no, era il periodo però di Donnarumma, il Milan non voleva dare possibilità di fare plusvalenza alla Juve, quindi investire poi i soldi sul portiere. È andata poi diversamente, come sappiamo, e la Juve comunque monitora con grande attenzione la situazione di Romagnoli, un difensore stimato da Allegri che vorrebbe provare a portarselo appunto a Torino. Sapete che Allegri, che tra l'altro ieri ha detto il Milan è una delle squadre che è cresciuta di più e tra le favorite, Allegri ha firmato un contratto di 4 anni e sarà un po' il manager della Juventus. E vorrebbe appunto allenare Romagnoli, considerando che in uscita a Torino c'è Demiral, con la volontà appunto di incassare dei soldi da parte della Juventus. Il Milan, dovessero arrivare altre proposte, le prenderebbe ovviamente in considerazione,
per evitare di perdere un altro giocatore a zero, visto che di margini per un rinnovo al momento non ce ne sono. Romagnoli è arrivato con il piglio giusto, si è messo subito a lavorare bene, anche a livello di dichiarazioni non è affatto male, e capisce che deve rimboccarsi le maniche per provare a ritagliarsi il suo posto e ritrovare magari la maglia da titolare, che oggi è sul corpo, sulla silhouette di Kier e di Tomori. Kier che arriverà settimana prossima, tornerà a Milanello. Il discorso Bernardeschi potrebbe tornare d'attualità, si torna a parlare di questo possibile scambio, ma ci sono anche altre idee, adesso ve le elenco. Bernardeschi, mi sono segnato i numeri, ve li recupero subito. Sul foglio Bernardeschi ha fatto nell'ultima stagione 2021 tra Champions e campionato 34 presenze, 3 assist e 0 gol. Alla Juventus ha fatto malissimo. Se andiamo nell'ultimo anno della Fiorentina, lui aveva fatto nel 16-17 32 presenze in Serie A, 11 gol e 4 assist. Non bene di più. Un giocatore che mi aveva fatto impazzire quell'anno. In Serie A, lui ha un totale di 178 partite, 21 gol e 23 assist. Media che è diminuita molto appunto con la maglia bianconera, 6 gol in 34 partite con la nazionale. Nell'ultimo europeo lui si è, non dico messo in mostra, anche se c'è chi dice, beh, è rinato. Io sono molto più prudente. Ha fatto un palo su punizione, ha tirato e segnato due calci di rigore, sicuramente con il pallone bollente. È entrato tutto sommato bene con il piglio giusto, a differenza di quando entrava spaesato alla Juventus facendo più danni della grandine, e però personalmente non basta per dire prendiamolo, anche perché ci sono criticità, controindicazioni, una su tutte, o meglio due su tutte, Raiola, che è il manager, e poi il fatto che prenda 4 milioni di euro, quindi si potrebbe accontentare di 3,5 per un contatto pluriennale con il procuratore che ha, non credo. Al Milan un giocatore di quelle caratteristiche, se esaltate, servirebbe. Se è quel giocatore della Fiorentina, quello della Juventus, assolutamente no. Sull'esterno di destra al Milan serve un rinforzo di quel tipo. Per questo, non credo comunque che ci possa essere uno scambio con Demiral, perché la Juve lo valuta tanto e vorrebbe magari anche un conguaglio, Romagnoli più conguaglio, cosa che non sta né in cielo né in terra. Per quanto riguarda Rugani, la Juve lo farebbe partire volentieri, ci potrebbe essere anche questo tipo di proposta, ma non credo che il Milan vada a prendere dopo Caldara un altro giocatore difensore che non sta facendo bene ormai da qualche anno e che ha anche dei limiti a livello caratteriale. Una suggestione, definiamola così, una suggestione, riguarda un giocatore secondo me forte, che nell'ultima stagione ha fatto 41 presenze tra Champions e Serie A. 4 gol e 4 assist, meglio di Bernardeschi, ma comunque non ai livelli che ci si aspettava, e che in Serie A ha 74 partite, 14 gol e 12 assist, buona media, ed è il 21enne Kulusevski, Dejan si chiama, quindi perché è andato alla Juventus non lo sappiamo, sarebbe un predestinato al Milan, visti i precedenti, grande genio Savicevic. In questo caso il Milan direbbe sì, il problema è che bisogna capire la valutazione. Se si valuta di più Romagnoli, allora si potrebbe anche fare. Ricordiamo che il Milan, oltre 25 milioni per Romagnoli, deve dare una percentuale appunto del disavanzo alla Roma, ma non credo che si andrà oltre i 25. Kulusevski è a bilancio a più o meno una trentina di milioni di euro, quindi il Milan dovrebbe fare Romagnoli più conguaglio per Kulusevski, che non è centrale. Nel gioco di Allegri parte assolutamente da riserva. Ieri Allegri l'ha pungolato un po' dicendo che deve migliorare, deve segnare anche lui più gol. Però con Chiesa, Dybala, eccetera, eccetera, è destinato a fare panchina. Una proposta che a lui sicuramente farebbe piacere, che il Milan potrebbe prendere in considerazione, secondo me, più di Bernardeschi, anche se in questo momento la proposta Raiola barra Juve è Bernardeschi, anche perché anche per loro sarebbe evitare di perdere un giocatore a scadenza tra un anno. Io voglio buttare lì il nome di Kulusevski come suggestione, sicuramente molto più intrigante. E bisognerebbe fare però Romagnoli più 10 milioni di euro, che magari si può anche fare, visto che il Milan comunque l'esterno di destra importante lo deve prendere. Portandosi a casa Kulusevski, il Milan secondo me farebbe un grande, grande colpo, e l'abbinamento Salemakers-Kulusevski sarebbe qualcosa di molto, molto interessante. Vediamo questa come suggestione buttata lì nel finale.
Però attenzione che magari alla fine mercato, se il Milan non riesce a trovare la soluzione per Romagnoli, potrebbe anche decidere di accettare questo scambio. Io spero di no, mi auguro di no. So che una parte di voi invece ha pareri diversi, quindi vi invito a scrivere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Iscrivetevi qui numerosissimi e lasciate tanti tanti like in questa giornata importante che seguiamo come sempre insieme. Ciao!